fare solo interessi di qualcuno e noi dobbiamo fare la nostra parte. Hai toccato la questione della salute, quindi mi permetto di affrontare questo tema solo per questo e perché chiacchierando altre volte con te mi hai fatto notare una cosa importante, come lo stato di salute di una persona possa avere un valore che va al di là del fatto singolo, quando. La malattia o un handicap o comanda su di te e ti gestisce, decide chi sei e arriva alla gente prima di te come un biglietto da visita, un'etichetta, un marchio, oppure tu se lo accetti, perché finché lo rifiuti è lui che comanda, ma se tu lo accetti e lo prendi in pugno, e lo alzi e lo fai tuo, allora puoi farne qualcosa di buono. Nel senso che adesso come adesso, oggi come oggi più che mai, la persona che ha degli handicap di qualunque tipo, uditivi, di movimento, non fa che simboleggiare fisicamente come si sente la gente nella società. Impotente, incapace di gestirsi, di capire cosa gli sta succedendo, senza forze, senza motivazione. E c'è proprio come una specie di metafora. L'handicap, barriere architettoniche, quante barriere architettoniche la gente sta vivendo adesso. E quindi, se ci parliamo, noi possiamo raccontare come si vive, come si reagisce, come si lotta e come si sbandiera con fierezza la propria difficoltà, perché ormai tutti stanno vivendo questo sentimento, magari senza saperlo, si arrabbiano da morire e sbattono la testa contro il muro. E no, bisogna gestire, me l'ha sempre detto il mio medico. Bravissimo, un tesoro. Vabbè, e si ricordi, lei deve gestire la malattia, se no non funziona, non funzionerà mai. La deve gestire lei, deve essere lei che comanda. No, non ci riesco sempre, ma accidenti, facciamo dei bei duelli e siamo testa a testa, testa a testa. Grazie per la forza che riesci a trasmettere. Io in chiusura, se hai voglia, ti chiederei proprio di chiudere questa puntata con un paio di versi tuoi. Paio di versi. Sì, dai. Sì. Dici cosa si può scegliere. Abbiamo parlato di tantissime cose, soprattutto di Venezia, quindi vincoli direi che non ce ne sono. Volevo scegliere una giusta e finire in bellezza. Beh, questa è carina e corta. Oh no, Carina e corta. questa sì, questa è importante per la malattia, per la costituzione, per tutto, per noi. Questa sì. Abbiamo trovata una Sì, proprio questa sì. E mi fa pensare alla mia amica del leone. dell'anello Sì, col leone. dell'anello, che io sento molto vicina in questo momento. Non ti fidare mai di un mondo senza cocci. L'unica vera prova che siamo ancora vivi. Dove tu trovi cocci, passò qualcuno perso dietro un sogno, quel tanto da distrarre da sé sue stesse mani. Sì, sono i cocci a dare senso al mondo. Diffida e tieni d'occhio colui che si presenta troppo intero, mai colpito da nulla, da niente mai sfiorato, mai spezzato abbastanza, mai nato veramente. Solo cocci di uomo degna di desiderio, il tuo calore è il mastice più forte, eppure l'amore in fondo deve infrangersi un poco contro il vero per essere fecondo. Non siamo che dei cocci di noi stessi, preziosi anche se soli, ma quanto e tanto più se tutti uniti ad altri cocci, meglio se diversi.
Anita Venegozzo, poeta in Venezia, grazie per essere stata con noi e naturalmente alla prossima. Con piacere e un abbraccio a tutti. Arrivederci, comunque la a presto. pensino. Arrivederci.